Ultima giornata di mercato pirotecnica per il Pescara, che ufficializza 9 operazioni, 5 in entrata e 4 in uscita, e spera di essere uscito rinforzato da una sessione di gennaio che dovrà dare la spinta per risalire dall'ultimo posto in classifica. A conti fatti il centrocampo è il reparto che esce maggiormente stravolto, tanti innesti e pochissime uscite, rosa larga soprattutto nel settore nevralgico, che è in procinto di avere una rivisitazione delle gerarchie. Questo grazie agli ultimi innesti arrivati nelle ultime ore: Andrea Tabanelli in prestito secco dal Frosinone, mezzala possente che ha il vizio del gol, e soprattutto Daniele De Sena, 331 partite in Serie A, ex capitano del Cagliari e che arriva a titolo definitivo dal Brescia, suo l'ultimo contratto in assoluto depositato in Lega. Il super colpo last minute firmato dal presidente Daniele Sebastiani con la benedizione del suo omologo Massimo Cellino, per cui De Sena è quasi come un figlio. Tabanelli e De Sena si aggiungono a Rigoni e loro tre potrebbero definire il nuovo centrocampo di Roberto Breda. Circa l'attacco, una entrata e una uscita. Va via Raul Asensio, che via Genoa passa in prestito alla SPAL. È stata una scelta del giocatore quella di voler andare via. Il suo posto viene preso da Niccolò Giannetti, che arriva dalla Salernitana in una operazione confezionata nella mattinata. A fronte del prestito secco di Giannetti, la squadra di Castori riceve dai biancazzurri il difensore Pavel Jarosinski in prestito per il tramite del Genoa, proprietario del cartellino. Per il polacco è un ritorno nella squadra dove aveva giocato lo scorso anno. A completare il quadro, il doppio scambio di prestiti con il Benevento: il Pescara manda in terra sannita Amadou Diambo in prestito con diritto di riscatto e Riccardo Rossi prestito con obbligo di riscatto. A Pescara arrivano il centrocampista ghanese Abdallah Bazit, classe 99, in prestito con diritto di riscatto, e sempre in prestito l'esperto difensore Massimo Volta, che però sarà a disposizione tra poco più di un mese perché reduce da un intervento chirurgico. Ora la palla passa al tecnico Roberto Breda, con un organico non facile da gestire, oltre 30 giocatori, anche perché Capone e Riccardi sono rimasti a Pescara. Chiuso il mercato anche del Teramo, nulla da fare per la trattativa di Akite col Napoli, resta anche il centrocampista Ilari, corteggiato dalla Triestina. Ufficializzati l'acquisto a titolo definitivo del giovane difensore classe 2001 Nicolò Bellucci dal Sassuolo, contratto fino al giugno 2023, e la cessione in prestito di Lorenzo Celentano all'AC Reale in Serie D, fatta anche per l'arrivo a titolo definitivo dal Novara del giovane esterno d'attacco Nigel Kieremateng.